Sanità allo sbando, trasporti pubblici più cari per gli abruzzesi, regali elettorali. È una denuncia dettagliata quella degli esponenti regionali del Patto per l'Abruzzo, che in particolare punta il dito contro una legge regionale approvata il 28 dicembre 2023 che elargisce contributi a circa 2.300 associazioni, enti, istituzioni senza che siano stati preventivamente individuati i criteri per determinare o giustificare l'inserimento. Come dire, una legge mancia, tra l'altro finanziata con presunte maggiori entrate e capace di incidere sul risultato elettorale delle ultime regionali. Sentiamo il capogruppo, Luciano D'Amico. Stiamo parlando di 22.322.000 euro. Avremmo potuto spenderli meglio, ad esempio potenziando i servizi sanitari. Dobbiamo coprire il disavanzo della sanità e lo stiamo facendo attraverso tagli nei servizi. Avremmo potuto evitare l'aumento del trasporto pubblico locale, il 20%. Il trasporto pubblico locale viene utilizzato dalle fasce economicamente più deboli della popolazione, a cui chiediamo di contribuire con un aumento del 20%. Avremmo potuto fare tante altre cose e soprattutto avremmo potuto farle meglio, con minore discrezionalità e non a fini elettorali. Le risorse pubbliche vanno gestite attraverso i bandi, va data la possibilità ai comuni, agli enti, alle associazioni meritevoli di ottenere risorse pubbliche di poter concorrere alla distribuzione di queste risorse. Noi riteniamo che ci sia una correlazione fra i finanziamenti discrezionalmente erogati e i risultati elettorali. Fin qui la denuncia. Il Patto per l'Abruzzo però intende anche impegnarsi con una proposta ben precisa. Ancora D'Amico. Proporremo una abrogazione della legge mancia, ci impegneremo perché non ci siano più in futuro altre leggi mancia e proponiamo soprattutto che le risorse disponibili dopo aver verificato l'andamento del disavanzo della sanità. Noi siamo quasi a fine luglio e non sappiamo nulla del disavanzo della sanità che è già maturato nei primi 6 mesi dell'anno e di quello che si prevede sia alla fine dell'anno. Noi vogliamo dire basta a questa discrezionalità e vogliamo soprattutto dire basta a un susseguirsi di interventi episodici in assenza di una qualsiasi strategia di sviluppo.